Cappella di San Giovanni Battista, altrimenti chiamata la Cappella Mantegazza, dal nome del fondatore, che era un signore, che si chiamava Paolo Mantegazza, il quale abitava in questa casa. Un bel giorno dell'anno 1468 decise di costruirsi una cappella alla casa, perché molto probabilmente per esigenze di natura religiosa, personale, ma anche per esigenze di costruire. Forse per invidia nei confronti del padrone di Minoro, che una ventina d'anni prima si era costruito due punti. Una però non me la faccio, me la faccio e me la faccio pure bella, nel senso che me la faccio all'ultimissima moda che esisteva a Milano, nell'area milanese, in quegli anni. Me la faccio in fregio a casa mia, allargandomi un pezzo sulla strada, la statale, che ieri come oggi è la strada statale che da Milano conduce verso il Novarese, quindi Torino, quindi verso la Francia. Via di grandissima comunicazione, ma che all'epoca era evidentemente non così trafficata tale da permettere un allargamento verso appunto il fronte della strada. Non si sa, dal punto di vista strettamente artistico, chi sia l'architetto, non si sa chi sia il pittore, nel senso che dal punto di vista architettonico voi avrete presente sicuramente subito, fa saltare la memoria, la chiesa di San Cristoforo sul Naviglio, piuttosto che le chiese tipiche del tardo gotico lombardo. Infatti dal punto di vista di storia dell'arte la chiesa di Pecinolona è il prototipo del tardo gotico lombardo, quindi quell'arte che da secoli in area milanese e che si stava lentamente trasformando in attesa dell'arrivo di Bramante, dal punto di vista architettonico, con Leonardo, e sempre parimenti dal punto di vista pittorico, Bramante e Leonardo, quindi l'arrivo del Rinascimento a Milano nella seconda metà del 400. Prima si facevano in questo modo qui. E quindi questo è la quintessenza, è uno degli ultimi prodotti di questa architettura ed è qui che sta il suo valore storico, cioè la sua testimonianza, anche perché tantissime chiese tardogotiche, quattrocentesche in area milanese, chiese e cappelle, sono poi state trasformate nelle epoche successive. Questa è rimasta in questo modo per il suo carattere di chiesa appartata, piccola, non parrocchiale, quindi fondamentalmente privata, e quindi ancora oggi ci testimonia il clima artistico e culturale di quegli anni. Facciata molto semplice, triangolo, unica navata, campaniletto accanto, a suo modo anche elegante, carino e simpatico. San Giovanni Battista nel posto della facciata appoggiato a un affresco fondamentalmente illeggibile. La cosa più interessante però ovviamente sono gli affreschi.